Quando si parla di NAS si pensa ai classici scatolotti, che ormai troviamo facilmente ovunque e di quali vi abbiamo parlato molto spesso. Nello scorso video inoltre vi abbiamo dato anche delle informazioni per quanto riguarda la possibilità di scegliere tra un NAS entry level ed un NAS invece di fascia prosumer di QNAP. Oggi invece vogliamo rivolgerci a quelle aziende, a quegli uffici che hanno bisogno di uno standard ancora più elevato e di un form factor particolare, che solo se avete un armadio rack potrete sfruttare al 100%. Oggi infatti vi presentiamo il QNAP TS983XU. Ciao ragazzi, bentornati sul canale Extreme Hardware. Oggi vi lasciamo un pochino da parte tutte le persone o quei piccoli uffici dove non vi è la possibilità di sfruttare un armadio rack da 19 pollici, quindi andiamo a mettere da parte il nostro classico scatolotto. Mentre invece parliamo di un prodotto da un form factor da una U, quindi un'unica unità, che è utilizzabile, possiamo inserirlo all'interno del nostro armadio. Quindi andiamo a rivolgerci invece alle piccole e medie imprese o anche agli appassionati che hanno questo tipo di attrezzatura. Prima di iniziare, se ti piace questo video e vuoi supportare il nostro lavoro, mi raccomando, il nostro canale, mi raccomando, metti un like e iscriviti al nostro canale. Finalmente siamo riusciti ad avere tra le mani un prodotto della famiglia X83 che ci permette di bypassare quel dualismo che ha contraddistinto fino a poco tempo fa il mondo di NAS. Infatti dovevamo scegliere se avere un hardware molto potente, quindi un hardware di certo livello ma con pochissima capacità di archiviazione, oppure al contrario un hardware mediocre con un'enorme capacità di archiviazione. Se avessimo voluto qualcosa di intermedio che racchiudeva entrambi le caratteristiche, entrambi i mondi, avremmo dovuto sborsare veramente parecchie migliaia di euro. Grazie però alla capacità di hard disk che sta espandendo in maniera esponenziale, siamo arrivati, noi per esempio su questo QNAP abbiamo montato 4 hard disk della Western Digital, il modello DCHC550, sono dischi con la tecnologia CMR e non SMR. State molto attenti quando scegliete degli hard disk per i vostri prodotti, mi raccomando cercate sempre di scegliere qualcosa con tecnologia CMR che vi darà sicuramente più qualità. Dicevamo, noi abbiamo montato 4 hard disk della Western Digital da 18 terabyte che installati in un RAID 5 potrebbero darvi fino a 54 terabyte di capacità RAW, quindi capacità grezza, poi andando a formattare qualcosa si perderà comunque 54 terabyte di capacità in un singolo, in una singola unità 1U, cosa che fino a qualche anno fa era praticamente impensabile. Altra chicca di questo prodotto, di questo NAS, è la capacità di installare oltre ai 4 hard disk frontali anche altri 5 hard disk, 5 dischi in stato solido sul frontale, quindi per un totale di 9 hard disk, in cui questi hard disk, questi dischi potremmo installarli come abbiamo fatto noi ad esempio per utilizzare il data cache, oppure potremmo andare a utilizzare andremo a installare tutti e 5 gli SSD e utilizzarli come un volume di archiviazione veloce. Il TS983XU supporta l'extra over provisioning SSD definito dal software, che ci consentirà di allocare spazio dall'1 al 60% per ottimizzare la velocità di scrittura casuale ed estendere quindi la durata dei nostri dischi. Quindi oltre all'over provisioning definito dal fornitore degli SSD stesso, che viene definito over provisioning interno, il QTS, che è il software di gestione della QNAP, ci permetterà di avere una maggiore flessibilità, quindi potremo decidere lo spazio aggiuntivo di over provisioning per evitare un significativo deterioramento delle prestazioni dei nostri dischi. In questo modo potremo finalmente utilizzare degli SSD consumer economici, tra virgolette, e potenzialmente ottenere dei livelli di prestazione e di resistenza simili ai dischi a stato solido Enterprise, di livello Enterprise. Questo TS983XU è un NAS che ci mette a disposizione un hardware, come abbiamo detto, di un certo livello. Avremmo fatti a disposizione un Intel Xeon E2124, che è un quad core operante alla frequenza di 3,3 GHz con frequenza di boost fino a 4,3 GHz. Avrà 8 MB di cache e un TDP di 71 W. Il NAS in questo caso è equipaggiato
con due banche di RAM. Abbiamo due banche da 4 GB DDR4 ECC operanti alla frequenza di 2666 MHz, case latency 19. Ma grazie ai 4 slot a disposizione su questo NAS potremo espanderle fino a 128 GB di memoria, con una larghezza di banda di memoria massima di 41,6 GB al secondo. Andiamo ad analizzare un attimino ora il comparto PCI Express. Notiamo che QNAP con la sua scheda madre si è andata a ottimizzare in pieno le capacità del nostro dell'Oxeon che è stato installato. Infatti ci ha messo a disposizione anche una scheda PCI Express, un'espansione PCI Express a 16 linee, quindi il massimo che, il nostro processore può supportare con un Ryzen. Quindi potremo andare a installare una scheda di espansione che potrebbe essere ad esempio una scheda per la LAN a 40 GB ad esempio, gigabit al secondo, oppure potremmo andare a installare una scheda video per andare a ottimizzare e migliorare ancora la capacità di calcolo del nostro NAS. Andiamo ora ad analizzare il reparto connettività. Il TS983XU dispone di due porte da 10 gigabit con standard con connessione SFP Plus, gestite da un controller NVIDIA con la tecnologia Acer. Che cos'è questa tecnologia? Una tecnologia che consente ai dati di bypassare i driver generici e di entrare direttamente nella memoria e del server e nell'archiviazione. Quindi andremo ad aumentare, a ridurre, scusate, la latenza dei dati, andremo ad aumentare la velocità di trasmissione dei dati e ridurre nello stesso tempo il carico del lavoro della CPU. Oltre quindi a queste due porte a 10 gigabit avremo altre due porte Ethernet gigabit, potremo utilizzare ad esempio per l'assegnazione di servizi, quali potrebbe essere il trunking di porte oppure configurazione MPIO. E infine abbiamo sei porte USB. Queste sei porte USB, due sono USB 3.2 di seconda generazione di tipo C, con una velocità con fino a 10 gigabit al secondo. Abbiamo inoltre altre quattro porte USB sempre 3.2 di prima generazione di tipo A, con velocità fino a 5 gigabit al secondo. Per finire in bellezza, questo modello, il finale meno RP, ha un alimentatore ridondante da 300 watt, quindi avremo sempre estrema affidabilità, quindi andando a connettere entrambi gli alimentatori, nel caso di fallo di uno potremo sempre cambiarli a caldo e avere sempre il nostro NAS attivo. Analizzando il frontale invece troviamo una struttura molto lineare. Ovviamente QNAP ha abbandonato il display LCD per restare all'interno della dimensione che ci permette di classificarlo come una singola unità, quindi una U. In questo caso quindi avremo 4 hard disk, 4 bay per hard disk da 3,5 pollici. Ricordiamo che possiamo anche installare al posto dei 3,5 pollici degli hard disk da 2,5, dei dischi da 2,5 pollici, quindi avere un totale di 9 SSD da 2,5 pollici. Avremo dei LED di stato che ci indicano appunto lo stato della rete, di connettività, del funzionamento degli hard disk e il tastino per l'accensione, nonché ovviamente il logo QNAP in bella vista. Spendiamo due parole anche sul sistema di raffreddamento del QNAP di questo TS983XU, in quanto abbiamo queste tre ventole da 40 mm di diametro che andranno a raffreddare il generoso dissipatore in alluminio che sovrasta il nostro processore, ma allo stesso tempo andrà a raffreddare anche il chipset e il chip della NVIDIA e il connettore per la 10 gigabit che va a scaldare parecchio, nonché anche a raffreddare le RAM. Mentre invece l'alimentatore hanno ognuno dei due alimentatori ridondanti ha la propria ventola sempre da 40 mm. Le prestazioni parlano chiaro. Questo NAS è capace infatti di velocità di lettura e scrittura veramente impressionanti. Dobbiamo fare riferimento a dei test di laboratorio di QNAP perché attualmente non siamo in grado di testare la connessione ad una doppia connessione di 10 gigabit al secondo, ma con l'esperienza che abbiamo con i prodotti QNAP siamo tranquilli che i dati dichiarati al QNAP saranno veritieri e saranno sicuramente replicabili anche da qualsiasi altro utente. Quindi il TS983XU, grazie alla doppia connessione a 10 gigabit, sarà in grado di leggere a velocità tra i 2100 e 2200 megabyte al secondo, a seconda che si tratti di un volume con crittografia o senza,
e di scrivere invece la velocità di 1358 nel caso di un volume senza crittografia, ma quasi 1000 MB al secondo con un volume con crittografia attivata. Ma quindi, a chi è rivolto questo prodotto? Sicuramente è rivolto a chi ha bisogno di gestire un sistema di videosorveglianza con un'enorme quantità di videocamere ad alta risoluzione. Infatti questo modello supporta ovviamente l'applicazione QVR Pro con 8 canali di licenza gratuiti che possono essere ampliati fino a 128 acquistando ulteriori licenze. Inoltre il QVR Pro supporta oltre 5000 telecamere IP. Oppure adatto per chi voglia installare dei sistemi di virtualizzazione con varie macchine virtuali, o ancora che sia la ricerca di una soluzione di backup di macchine virtuali ad alta velocità. Infatti con l'Hyper Data Protector il TS983XU diventa uno strumento di backup automatizzato per eseguire backup illimitati delle nostre macchine virtuali. L'Hyper Data Protector di QNAP dispone di un backup incrementale, deduplica globale, pianificazione del backup e compressione del ripristino per offrire un piano di disaster recovery affidabile e vantaggioso e economicamente soprattutto e garantire quindi l'operatività dei servizi a nostra azienda 24/7. Oppure è dedicato anche chi come sistema multimediale aziendale, andando a sfruttare le capacità del processore, magari installando una scheda ausiliare, una scheda video dedicata per il transcoding dei flussi video. Insomma, le possibilità sono veramente svariate, ma mirano sempre a chi cerca potenza, velocità e affidabilità nello stesso tempo. Tutto questo ha un prezzo che sicuramente non è indifferente, siamo infatti di fronte a un prodotto che costa nei canali retail ufficiali dai 3.300 ai 3.400 euro. Se ci aggiungiamo i 500-600 euro per ogni singolo hard disk a 18 TB della Western Digital e altri 200-300 euro per gli SSD, sfruttando ovviamente la possibilità di utilizzare degli hard disk degli SSD consumer grazie all'overprovisioning di QNAP, sicuramente il budget che dovremo allocare sarà importante, ma come sempre la qualità si paga. E soprattutto è difficile trovare altri prodotti che permettano una così alta densità di archiviazione e potenza di calcolo in una singola unità 1U da server. Ringraziamo QNAP per averci dato la possibilità di provare e testare il TS983XU e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!